chiudere le porte del regno a chi vuole entrare. Non è forse il pericolo più grande che la nostra Chiesa sta correndo? Quello di dare l'impressione di essersi irrigidita e di essere diventata troppo esigente. Certo, è bene che i discepoli difendano la vita, il progetto di Dio sull'amore, la tutela degli ultimi, ma alla fine della fiera, fra distinguo e sottolineature, corriamo il rischio di dividere il mondo in due parti, quelli che sono in regola e quelli che non lo sono. Peccato che alla fine, ad essere in regola, chi può veramente affermarlo? Quante volte ci adattiamo, puntiamo in basso e ci si rassegna? Quanta sofferenza e quanto dolore in coloro che ancora non hanno colto la grandezza della proposta cristiana. Dobbiamo tornare ad essere chiari, a non ostacolare la speranza, a non chiudere le porte, ad essere onesti nel proporre l'integrità del Vangelo, ma non severi. Le parole di Gesù nel Vangelo di oggi sono taglienti, sferzanti, troppe invidie nei suoi confronti, troppo destabilizzanti le sue parole. I detentori del potere religioso, ieri come oggi, vivono con immensa insofferenza la sua libertà interiore e invece di interrogarsi, di convertirsi, di cambiare, tagliano corto e uccidono chi li accusa. Allora parla duramente, ferocemente, con una franchezza insostenibile e denuncia le piccole e grandi manie degli uomini di fede, la loro ansia di fare proseliti, il loro ingiustificato senso di superiorità, la loro saccenteria e l'insostenibile moralismo, manie che viviamo ancora troppo spesso fra noi cristiani, che pure dovremmo esserne ben vaccinati. Eppure quante volte si evangelizza e si fanno proseliti, imponendo pesi che Dio non chiede o perdendoci anche noi nelle minuzie che uccidono la speranza. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Paolo e Silvano e Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre nostro e nel Signore Gesù Cristo. A voi, grazie e pace da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. Dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli, come giusto, perché la vostra fede fa grandi progressi e l'amore di ciascuno di voi verso gli altri va crescendo. Così noi possiamo gloriarci di voi nelle chiese di Dio, per la vostra perseveranza e la vostra fede, in tutte le vostre persecuzioni e tribolazioni che sopportate. È questo un segno del giusto giudizio di Dio, perché siate fatti degni del regno di Dio per il quale appunto soffrite. Il nostro Dio vi renda degni della sua chiamata e con la sua potenza porti a compimento ogni proposito di bene e l'opera della vostra fede, perché sia glorificato il nome del Signore nostro Gesù in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini, perché così voi non vi entrate e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrarci. Guai a voi scribi e farisei ipocriti, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito e ottenutolo lo rendete figlio della gienna, il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite: se si giura per il Tempio, non vale, ma se si giura per l'ora del Tempio, si è obbligati. Stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il Tempio che rende sacro l'oro? E dite ancora: se si giura per l'altare, non vale, ma se si giura per l'offerta che vi sta sopra, si resta obbligati. Ciechi, che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che rende sacra l'offerta? Ebbene, chi giura per l'altare, giura per l'altare e per quanto vi sta sopra. E chi giura per il tempio, giura per il tempio e per colui che l'abita. E chi giura per il cielo, giura per il trono di Dio e per colui che vi è assiso.